14 settembre 2024. Domenica scorsa eravamo sul ponte San Lorenzo di Sora, oggi ci troviamo nei pressi della maestosa cascata di Isola dei Liri. Ogni parola è stupenda. Ricevere gli auguri è sempre piacevole, ma è buona educazione ringraziare quanti lo hanno fatto. Grazie ancora per gli auguri. Yannick ha vinto meritatamente gli US Open, i tennisti della Davis, anche grazie al Brasile, si sono qualificati per le finali di novembre a Malaga. E questo senza Yannick e Musetti, che erano stati gli artefici della vittoria di novembre scorso. Gli stessi americani stanno scegliendo il loro futuro presidente. Secondo me Kamala Harris a gennaio andrà a sedersi nella sala ovale della Casa Bianca. E purtroppo non vedo un buon futuro per Donald Trump, ma probabilmente finirà in prigione. Staremo a vedere. Volevo raccontare un episodio che mi è capitato l'altro giorno mentre festeggiavamo il mio compleanno da grado 12. Ho condiviso un post, ma era una fake news, l'ho cancellato qualche secondo dopo. Però questo per dire che c'è un mondo che prova ad imbrogliare il prossimo tramite il cellulare. E bisogna prestare molta attenzione. Gradante è l'episodio di una signora che ha portato il proprio cellulare in centro di assistenza e si è visto svuotare il conto corrente nei giorni successivi di 80.000 euro. Facciamo attenzione soprattutto per le persone anziane. Da Cutini, dove tutto ha un senso, vi auguro una buona domenica e vi aspetta fino alle 12:15 con Ruzzi Femmino. Grazie a tutti, buona domenica.